Salve a tutti ragazzi, io sono Maruko e benvenuti o bentornati sul mio canale. Continua la sfida del Plan Bob delle challenge e oggi vediamo cosa ad offrirci la casellina numero 2. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. E ragazzi, siamo al giorno 2, quindi nuova casellina da spacchettare. Bene, non ho fatto danni, quindi leggiamo insieme. Crea scene dei tuoi film di Natale preferiti con i tuoi sim. Crea una foto di famiglia per il biglietto di Natale, includendo degli epic fail. Questo, ragazzi, è abbastanza tosto da fare. Ok, questa è tosta. Tanto tosta. Ma ci proveremo. Per prima cosa andrei a fare il primo dei due incarichi, ovvero ricreare il nostro bigliettino di Natale. E ho già avuto un'ideuzza, quindi per farlo, ragazzi, vado a togliere questo e vado a mettere un bel alberozzo di Natale a casa. Sì. Allora, fatemelo trovare. Eccolo qua, ragazzi, direi classico. Sì, ci sta con la stellina così, perfetto. E poi, ragazzi, vorrei fare una cosa carina. Quindi con il nostro Loris direi che vado qua nella postazione PC, dove un PC non c'è, quindi devo andare al piano superiore, fermi tutti, e fare una robetta. Unità familiare, adotta, e vorrei adottare un cagnolino, vorrei regalare alla nostra Mielina un cagnolino per Natale. Quindi vediamo un po' cosa succede. Tom! Ma sì, dai, un pincher. Anzi, no, uno Shiba. Ci sto. Vediamo un po'. Andiamo ad adottarlo. È minuscolo. Vediamo un po' se riesco. Perché non me lo fa adottare? Beh, non è difficile in realtà. È presentazione amichevole. Questo me lo fa fare. Ok. E ti chiedo allora di adottarlo. Scusa, Facciamo così allora. Ragazzi, è fatta. Signori, è fatta. Lui è andato via. Perfetto. E abbiamo il nostro cagnetto. È minuscolo. Che carino. Il nostro Tom. E allora, ragazzi, si va ovviamente qua in questa sezione, perché ragazzi dobbiamo fare il biglietto d'auguri, io vi ricordo. Quindi fermi tutti, prendiamo la macchina fotografica col treppiedi, eccolo qua. Vado a mettere anche una bella macchina fotografica di quelle costosette, ma lo facciamo. E qui, ragazzi, proviamo a fare la foto. Scatta la foto con un animale, ecco. Ovviamente devono essere qua davanti all'albero di Natale, possibilmente. Ok, carina. La farei così. Dai, è un bellissimo biglietto, secondo me. Speriamo ci siano dei fail, però, ragazzi, ci sta. È un bellissimo biglietto di Natale, secondo me. Che dite? Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti, però questa è bella, tanto che 19, io questa la metterei anche a casa, cioè la appenderei anche a casa, magari non sulle finestre, per dire, ma la metterei in altri posti. Anche qua, ragazzi, aggiungo una cornice nera e direi che è perfetto. Ora, se non erro, scatto una foto con... Ok, lo posso fare, ma lui è nudo? Fermi tutti! No, ma... Non denudarti, però. Aspetta. Fermi tutti. Ma ti pare che si denuda? Scatto una foto con, ovviamente, Mielina. Vediamo un po' se anche questa foto ci può piacere, Vediamo un po'. Vediamo un attimo, Cambiamo la posa. Grazie. Ok. Anche qua, ragazzi, l'inquadratura è un po' stramba perché... In realtà è colpa mia perché non prendo l'albero di Natale. Però così va bene. Posso far così, ragazzi. Ci sta. Anche questa è carina. Anche questa è carina. È una foto di famiglia. Loro sono una famiglia con l'albero di Natale. Ci sta tutto, Secondo me anche questa tanta roba. Vi aspettiamo per la cena di Natale.
eccetera, eccetera. Quindi secondo me può andare, può andare. Anzi, in realtà questa può anche andare, se siete d'accordo, sempre anche appesa da qualche parte, secondo me. Vediamo un po'. 11, 9, 12. Dai! Ma contento, ma contento. Quindi ragazzi, ovviamente andiamo a fare il nostro bigliettino di Natale. Ed eccolo qua ragazzi! Ho deciso di lavorarci un attimo, l'ho creato ovviamente fuori dal gioco, ma con la foto di famiglia direi che è venuto fuori un ottimo bigliettino di Natale. Credo sarete d'accordo con me. Ora ragazzi, è arrivato il momento per noi di sederci, entrambi qui, se riusciamo. Siediti pure. Vi prego, sedetevi però, grazie. Non è che uno si siede e uno si alza. Grazie, spendi parole gentili. E entrambi direi che si metteranno, lui sempre nudo, comunque notare, si metteranno a guardare un bel film. Anabay, eh? Cara, Franz Guscia Polko. Se penso a Natale non posso non pensare a Mamma ho perso l'aereo, il mio film iconico di Natale. Ragazzi, sapete che vi dico, io faccio anche la fotina al cane. Non si sa mai, magari un'idea mi viene fuori. E ragazzi, vi faccio vedere i tre biglietti di Natale che ho pensato di creare con la nostra famiglia. Eccoli qua. Ora sta a voi, ditemi qua sotto nei commenti qual è il vostro biglietto preferito, sono davvero curioso di saperlo. Ovviamente ragazzi la challenge ci chiedeva di includere anche degli epic fail e in realtà starete vedendo, con le fotografie ne abbiamo fatti tanti, infatti molte foto sono venute fuori bruciate e decisamente tanto flash. E ragazzi mi ritengo anche soddisfatto per quanto riguarda la seconda casellina, ho un po' di paura di scoprire quale sarà la terza, sappiatelo, perché comunque le challenge stanno diventando sempre più difficili, ma ovviamente vi rimando ai prossimi video dove continueremo ad aprire le caselle del calendario dell'avvento di The Sims 4. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate, lasciate un like e vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Ma per questo video direi che ci fermiamo così, io vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima, ciao a tutti!